Salve a tutti da parte di Giuseppe Antonelli per Forecaster Sagres. Oggi andremo a vedere uno dei principali indici a livello mondiale, sicuramente a livello europeo, quello un po' più parlato, quello un po' più trattato e tradato da parte della maggior parte degli operatori mondiali, ovvero dell'indice, del principale indice tedesco, ovvero il DAX. Qui possiamo vedere con i classici settaggi che vado sempre a utilizzare utilizzando appunto il software con la linea blu che rappresenta la sua stagionalità storica presente nel database del sito, quindi in questo caso da 1990 fino al 2017. Linea celestina, linea verde sono i due filtri che io vado ad utilizzare, che è possibile premendo questo tasto andando ad aggiungere alla piattaforma, quindi dall'anno dal 2000 al 2017 e dal 2010 al 2017. Uso questa impostazione prevalentemente per cercare di capire come negli ultimi anni, rispetto alla propria media storica, il prezzo si sia mosso, si abbia continuato a muoversi in quella che è la tendenza storica con più o meno forza rispetto a quello che è sempre stato, o più o meno anche direzione, perché molte volte, come abbiamo già visto, per gli utilizzatori classici del software hanno visto come si è riusciti ad individuare tendenze negli ultimi anni che si discostassero un po' da quella che è la classica stagionalità. Come possiamo qui vedere, il prezzo del DAX sta seguendo abbastanza bene la propria stagionalità. Qui nella parte destra abbiamo la scala in ambito percentuale dell'anno in corso, rappresentata dalla linea rossa, mentre dalla parte sinistra abbiamo le tre stagionalità che siamo andati ad inserire. Un indice che quest'anno, per quanto riguarda l'anno in corso, quindi il 2018, è arrivato a battere i minimi annuali proprio nel corso d'inizio di questa settimana. Abbiamo toccato circa un meno 10 in ambito annuale, quindi rispetto agli ultimi anni, dove il trend è stato palesemente a rialzo, siamo in una fase di downtrend. Già questo potrebbe metterci in allerta nell'analisi che stiamo andando ad effettuare. Il prezzo batte, come abbiamo già detto, sotto sotto la propria apertura annuale avvenuta vicino ai massimi dei 13.000, circa 12.900 punti, quindi siamo un migliaio di punti abbondanti sotto quell'apertura. E questo qui sembra esserci, proprio nel corso di questa settimana, un setup di minimi che dà vita al tanto rinomato rally di Natale, che come possiamo vedere anche da un punto di vista statistico ha una certa valenza, perché sia storicamente, sia negli ultimi 7 anni, sia negli ultimi 17 anni, il trend è palesemente al rialzo per quanto riguarda questi 3 mesi. Cosa possiamo andare a scorgere guardando queste 3 linee? La linea celestina, che rappresenta appunto gli ultimi 17 anni, possiamo vedere come rispetto a quella storica e rispetto a quella degli ultimi 7 anni dalla verde, ha una minor forza relativa. Quindi questo perché va contestualizzato la classica stagionalità con l'ipotetica forza che potrebbe avere anche facendo un'analisi globale. Quindi abbiamo un indice che sottoperforma un po' gli ultimi anni, e quindi qualora si volesse andare, qualora avessimo altre indicazioni positive per andare a provare dei long, che, come andremo a vedere poi sulla piattaforma, a livello grafico, se confermati alcuni livelli, potrebbero starci, di stare attenti a non pretendere magari di fare 1500 punti nell'ambito magari di 2 mesi. Quindi di stare accorti, di stare attenti, diciamo, a non pretendere troppo dal nostro ego. Passiamo alla seconda finestra, che rappresenta il grafico detrendizzato. Questo grafico tende ad essere un po' più a zig zag proprio perché tramite un algoritmo è stato tolto il trend di fondo, quindi è colto all'individuazione dei massimi e minimi di mercato. Come possiamo vedere, questo periodo,
circa 9-10 ottobre, quindi circa la metà di ottobre, è un periodo di minimi che nella realtà il prezzo ha fatto proprio nel 13 ottobre a 11.500, un periodo di minimi prima di ripartire. Quindi abbiamo già un'indicazione importante che i minimi che sono stati fatti potrebbero non essere più ritoccati. Quindi uno storno da parte degli indici o una conferma, magari un retest a livello tecnico e grafico di un livello potrebbe essere un'ottima opportunità, come andremo a vedere. Passiamo alla parte puramente statistica, quindi la percentuale di mesi positivi. Siamo tra quelle più alte a livello dell'anno. Storicamente ottobre nel 74% dei casi è positiva, negli ultimi 17 anni sale al 77%, negli ultimi 7 anni sale all'87%. Quindi ottobre è sicuramente anche da un punto di vista statistico molto importante andare a cercare o comunque statisticamente vantaggioso andare a provare dei long, anche per via che comunque siamo sui minimi annuali. Quindi personalmente entrare short su dei minimi annuali, vabbè che è un downtrend di breve medio periodo del DAX, però personalmente non rientra nelle mie idee di trading, non mi entusiasma più di tanto. Passiamo invece alla performance dei mesi positivi. Quindi oltre a una statistica di una candela monthly positiva, possiamo vedere come il mese d'ottobre negli ultimi anni sia precisamente anche dal 2000 mantenga delle percentuali di candela verde positive che vanno da circa un 2,5% storicamente, che sale a 3,26 negli ultimi 17 anni, che supera di poco il 5% negli ultimi 7. Quindi comunque anche la parte statistica conferma come sia positivo valutare l'idea che sto evidenziando. Da un punto di vista grafico della volatilità, potrebbe essere utile per chi basa il proprio trading anche in opzioni su questi livelli, ha anche a disposizione questo grafico. E infine possiamo averci anche un backtest dell'equity line investendo nel mese d'ottobre a livello storico, quindi comprando il primo giorno del mese e vendendo l'ultimo giorno del mese. Avremmo avuto questa equity che è abbastanza, che parte dal 1990 fino al 2017, che sembra abbastanza positiva. Passiamo alla parte puramente grafica. Qui siamo su un grafico del DAX in weekly. Poche cose, ma utili da valutare. Il prezzo, qualora personalmente dovesse chiudere a livello weekly questa settimana sopra il livello degli 11.700, potrebbe essere interessante valutare la conferma di operazioni rialziste, così come abbiamo evidenziato. Personalmente, fin quanto ci manterremo sotto questo livello 11.700-11.750 circa, quindi sotto i minimi che sono stati fatti circa verso il 4 febbraio, quindi i minimi di febbraio. Quindi gli ultimi minimi prima dell'aggiornamento di settimana scorsa, dei minimi annuali. Qualora il prezzo si mantenga sotto questi minimi, starei attento a prendere le posizioni a livello tecnico rialziste. Quindi preferirei essere sopra questi livelli. Da un punto di vista invece di supporto e resistenza e dinamica, abbiamo un triangolo abbastanza ampio, che parte dai minimi lontani del 2012 nella sua parte rialzista, e nella parte ribassista invece dai massimi storici avvenuti poco sopra i 13.500 alla fine, proprio a cavallo tra il 2017 e il 2018. Io colgo l'occasione per ricordarvi di iscrivervi ai nostri contatti social, di iscrivervi alla piattaforma che si arricchisce di tantissime novità, come possiamo vedere anche a disposizione dei grafici interattivi. Possiamo scaricare i dati o le immagini presenti in ogni grafico
presenti di tutti e 3.300 strumenti a disposizione sul sito e di seguirci sui nostri social, sulla pagina Facebook, sulla canale YouTube e sul gruppo Telegram in modo totalmente gratuito. Vi invio un saluto, spero che sia stato un buon trading. Giuseppe Antonelli.